Perché non è ancora arrivato? A quest'ora dovrebbe essere già qui. Lo sai com'è fatto, no? Si sarà fermato a chiacchierare con qualche amico, come al solito. È proprio questo che mi preoccupa. Quante volte gliel'ho detto. Non stare sempre con quei ragazzi, alla fine ci andrai di mezzo tu, ma lui niente. Quelle cose succedevano 3 anni fa, ormai quei graffiti non interessano più a nessuno. Però quelle mamme non hanno più rivisto i loro figli. E lo sappiamo tutti che fine hanno fatto. Quei poveri ragazzi avevano solo 15 anni. Dove hai finito? M'hai fatto morire. Scusa, ero con un ragazzo fuori e siamo rimasti a parlare. Vedi? Come l'ho detto io. Non può continuare così. Che vuol dire, scusa? Che non posso più continuare a vivere così. Ogni volta che esci da quella porta, io prego di vederti ritornare. Quando sento un'esplosione o qualche sparo, io sento mancarmi l'aria finché non torni. Io non riuscirei a sopportare ancora quel dolore. Non mi succederà niente, mamma. Questo paese non è più quello di quando eri bambino. Non ha più niente da offrirti. Solo morte e distruzione. Anche se mi fa molto male, io preferisco saperti lontano da me al sicuro, con una prospettiva diversa, piuttosto che sperare che tu non venga ucciso in questo inferno. Non voglio andare via. Devi andare via dalla Siria. Starai bene. Ti ricostruirai una vita nuova. Sarai felice. Ciao, Fra. È una vita che non ci sentiamo, come va? Tutto bene, tu? Bene, bene, si lavora troppo. Comunque, come va a casa nuova? Mi devo ancora ambientare, però la casa è vicino alla facoltà. Ma diciamo che va tutto bene. Un giorno di questi ci vediamo, così parliamo un po'. Sì, volentieri. Parli la mia lingua?
Come ti chiami? Amir. Ok, apri la bocca. Io sono Francesco. Dimmi che tu sappia, hai mai avuto qualche malattia, qualche infezione in passato? No. Scusami. Da dove vieni? Iraq, Libano? Siria. Siria. Fammi vedere gli occhi. Ok. E cosa fai in Siria? Studi? Lavori? Studio. Studiamo. Che cosa studi? Medicina. Ah, allora siamo con lei. Ti hai lasciato qualcuno a casa? Amici, famiglia, tutto. Ciao Fra! Com'è? Tutto bene, tu? Anch'io. E senti, fra quanto stacchi? Fra mezz'ora. Allora andiamo a mangiare qualcosa dopo? Sì, senz'altro. Vai, allora ci vediamo dopo. Vai, ciao, a dopo. A volte ripenso quando sono arrivato qui in Italia. Senza lavoro, senza prospettive. Era tutto così. Non lo so. Scusate, posso togliere? Avete finito? Sì, sì, grazie. Beh. Sembra così lontano quel periodo. Come quasi fosse un sogno. Sì, mi ricordo la scena. Tu che eri appena arrivato, eri spesato, ti guardavi intorno. E ora guarda dove sei arrivato. Hai ricominciato gli studi, hai un bel lavoro. Avresti mai detto. No. Buongiorno. Ho visto che cercavate un cameriere. Sarei interessato, io non l'ho mai fatto, però posso imparare. Da dove vieni? Dalla Siria. Ah. No, guarda, il posto è stato dato, mi dispiace. E ho dimenticato di togliere il cartello. Va bene. Grazie lo stesso. Arrivederci. Salve. Buongiorno. Ho visto che cercate personale, è ancora disponibile il posto? Sì. Piacere, Amir. Maria, e ha già esperienza nel settore? Beh, veramente no. Potremmo considerare di iniziare con un periodo di prova? Sì, sì, va benissimo, grazie mille. E quando cominciamo? Buongiorno. Buongiorno. Posso dare un'occhiata? Sì, serve una mano? No, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Senti, Amir, mi dispiace tanto, ma io non posso più tenerti qui al lavoro. Ho sbagliato qualcosa? Sono in prova soltanto da 2 giorni. No, tranquillo, tranquillissimo. Non hai sbagliato niente, ma in questi giorni di prova abbiamo venduto così pochi capi e io non me lo posso permettere. Vabbè, non si preoccupi.
alla fine per il lavoro come sei messo? Ancora niente. Ho provato a cercare qualcosa, ma niente. E quindi che cosa hai intenzione di fare? Non so. Ma dove stiamo andando, scusa? Che posto è? Questo bel negozietto è di un'amica di mia zia. Le ho parlato di te, le ho detto che hai bisogno di un lavoro e te ne vado a offrire uno. Dio. Grazie, davvero io non so che dire. Che facciamo, entriamo? Sì. Buongiorno. Quando c'è l'appello? Ehi, scusa. Dicevo a te. Scusa, stavo studiando. Ah, vabbè. Io sono Chiara, comunque, piacere. Ma, piacere, Amir. Amir, che nome originale. Non sei di queste parti, vero? Vengo dalla Siria. Ah, dalla Siria. Senti, ma è da poco che sei qua, non ti ho mai visto in giro. No, in realtà non esco molto, no. Non conosco molte persone qui a Siena. Invece tu che corso frequenti? Io faccio farmacia. Senti, ma magari una di queste sere si può prendere un caffè? Sì, volentieri. Buongiorno dal TG1. Questa notte Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno sferrato un attacco aereo in Siria, colpiti obiettivi a Damasco e Homs. L'annuncio da Trump, un'azione contro barbarie e brutalità, dice il presidente americano, e fonti della Casa Bianca fanno sapere che la nostra risposta non è finita. Immediate dunque le reazioni di Mosca e dell'Iran, l'attacco avrà conseguenze. Appello delle Nazioni Unite alla moderazione, sostegno ai raid della NATO, dalla NATO. La corrispondente Giovanna Botteri. Miei cari americani, ho appena ordinato alle forze armate degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione su obiettivi legati ai depositi di armi chimiche del dittatore Bashar al-Assad, un'operazione congiunta con Francia e Gran Bretagna in corso. Il presidente Trump annuncia al paese l'inizio dell'attacco in Siria, una reazione al bombardamento con gas chimici che il regime di Damasco avrebbe compiuto contro la popolazione della Ghouta orientale, roccaforte della ribellione 8 giorni fa, e che ha lasciato madri, padri e bambini agonizzanti, in preda al dolore, in cerca di respirare. Queste non sono... Oh!
che c'è? Senti, ma sei sicura che sia una buona idea? Ma certo, dai, sono miei amici, non ti preoccupare, andiamo. Immigrati di merda. Bella la vita, A venire qui a campare sulle nostre spalle. Andiamo via, dai. Bella la vita, sì, con i soldi degli altri. Tornatevene a casa vostra. Quanto mi piacerebbe essere una nuvola, leggera, libera di andare ovunque. Sarebbe bellissimo, Sì. E tu, per esempio, dov'è che andresti? Non mi parli mai del tuo paese, della Siria, di com'era la tua vita prima di tutto questo, prima di me. A volte ci penso e non riesco davvero a capire come si possa arrivare a uccidere tutte quelle persone, tutti quei bambini. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora tutte quelle immagini. Risento la mitragliatrice che distrugge tutte quelle vite. Lo rivivo nei miei incubi. Ogni notte. Quando andavo a scuola, prima che iniziassero le rivolte, i miei compagni iniziarono a imitare dei ragazzi di Dara, un paese a sud della Siria, e iniziarono a imbrattare i muri della scuola con graffiti contro Assad. Il giorno dopo la scuola era piena di polizia. Li portarono via tutti. Non tornarono più a casa. Famiglia mia. Sono ancora in Siria. Non so neanche se sono ancora vivi oppure no. Mi hanno cresciuto con tanti sacrifici, sai? Non navigavano nel loro, anzi. Ma non mi hanno mai fatto mancare niente. Se penso che io sono ancora qui, con te felice, e loro sono ancora in Siria. Non devi dire questo, Amir. Loro non ti vorrebbero vedere in questo modo. Tu hai diritto di essere felice. Hai diritto di andare avanti. Hai diritto di vivere la tua vita. Devi lottare, devi cogliere le opportunità che hai. Devi essere felice. Loro vorrebbero vederti felice, sono sicura di questo. La felicità è un tuo diritto. È un seme. Lo pianti e è chiaro che devi aspettare la primavera per raccogliere i frutti, no?
Ma sei sicura che non sia troppo presto? E se poi non gli piaccio? Ma non ti preoccupare. Si vede che sono agitato? Un pochino, però andrà tutto bene, dai, non ti preoccupare. Andiamo, chiudi, andiamo. Mamma, papà. Eccoci, Amir. Oh, benvenuto. Io sono Anna. Piacere, Amir. Io sono Stefano. Piacere, Amir. Prego. Grazie. Prego, accomodati. Sì, grazie. Beh, da dove vieni? Vengo dalla Siria. Dalla Siria? E che cosa fai qui a Siena? Studio e lavoro. Voglio specializzarmi in neurochirurgia, però la strada è ancora molto lunga, quindi... Che lavoro fai? Lavoro da un fioraio qui vicino. E da grande cosa vuoi fare? Il giardiniere, il medico? Papà, ti prego, non è un interrogatorio. Dovrò pur sapere con chi sta uscendo mia figlia. Io andrei a accomodarmi a tavola. Venite. Sì. Ma sì, andiamo. Sì. Scusalo, ogni tanto esagera davvero. Non ti preoccupare, tutto ok. Dai, andiamo. Sei arrivata giusto in tempo. Che meraviglia. Vabbè, siedo. Hai stravolto completamente la mia vita. Non pensavo di essere di nuovo felice, ma con te è successo. Mi concede questo pallo?
Pronto? Ehi, sono io. Senti, quando chiudi il negozio vieni da me che ti devo parlare. Sì, certo, ma che è successo? Poi ti spiego, dai. Vorrei che questo momento non finisse mai. Thank you.
bisogni, segni e disegni, sono i pegni del destino fra le tue mani, prende forma il domani. Giorni ingordi ti ricordi, ti rimandano un vago ieri con tutti i suoi lontani desideri. Strade gremite che sembrano un deserto. Ti senti perso anche se il cielo è aperto e aspetti senza chiedere. Guardo all'insù e pensi come sarebbe essere una nuvola, come sarebbe vivere una favola. Ci scruti e poi ci fiuti, a volte ci inganni e poi ci aiuti, ma i tuoi danni li riparano gli anni. Solo gli amici a dar conforto, a dar respiro quando il fiato è corto. Tu non ti arrendi mai, questo è certo. Gremite che sembrano un deserto, ti senti perso anche se il cielo.